Siamo a bordo di nave Vespucci, abbiamo appena disormeggiato dal porto della Spezia e dirigiamo per attraversare lo stretto di Gibilterra. Comandante, dopo 16 anni nave Vespucci solcherà nuovamente l'Atlantico per tornare in America per questa campagna di istruzione. Sì, in effetti questa campagna di istruzione è una grande avventura, come la chiamo io, una campagna di istruzione che ci terrà impegnati per 5 mesi, toccheremo 12 porti, il primo porto è in Portogallo, Sines, ci stiamo dirigendo verso Sines, dopodiché ci sarà Funchal nell'isola di Madeira, 3 porti canadesi, 2 porti statunitensi, torneremo ad attraversare l'Atlantico verso est, le Azzorre, 2 porti mediterraneo, Malaga e Barcellona, il 23 settembre saremo a Livorno di ritorno in Italia. La prima tappa ha fatto cenno a Sines. Quale evento particolare ci attende? Sines è un grandissimo evento perché sarà la prima tappa della Tall Ship Race, questo evento internazionale che vede impegnati tutti i velieri del mondo, tutte le navi scuola del mondo insieme ad altre barche. È un evento all'insegna della vela che ci vedrà protagonisti come al solito. Noi porteremo la bandiera della Marina Militare e dell'Italia anche in questa grandissima reunion che ha come elemento fondante la vela e il mare. E allora, per arrivare a Sines ci vorranno altri 9 giorni di mare e ci attende un intenso addestramento sia a noi come equipaggio e soprattutto gli allievi volontari in ferma prefissata che sono imbarcati qui a bordo e che sbarcheranno a Montreal in Canada.